Leonardo Bezzi, ultima dell'anno per la Stabara 90 che affronta la Smith, c'è la natalizia qui al Pala di Cucci per la festa dei bambini, no, bisogna essere seri per questa partita che è importante per risollevarsi in classifica. Ma oggi abbiamo qui la festa di Natale con tutti i bambini, abbiamo fatto 2 ore di allenamento barra giochi per tutti quanti e abbiamo dato il buon Natale a tutti quanti, però ora ci alleniamo e la testa è rivolta alla partita di dopodomani, di sabato, che è una partita da portare a casa perché purtroppo l'avvio di campionato non ha rispettato le attese e non ha fatto seguito all'ottimo precampionato che abbiamo fatto. Dobbiamo risollevarci piano piano perché purtroppo non possiamo recuperare tutti i punti che abbiamo perso in poco tempo, ma diciamo ci vuole qualche partita per risalire la china. Dobbiamo cambiare sicuramente l'atteggiamento, diventare più positivi e giocare un po' più duri in campo perché ci serve quello per portare a casa i 2 punti la domenica. Affronteremo una squadra davvero giovanissima, è da media 19 anni, alcuni giocatori hanno fatto anche la preparazione atletica con la Virtus Roma, quindi hanno conosciuto anche Mike Murray. Però arrivano hanno iniziato male, da tutte le partite però hanno vinto l'ultima con Fondi. Qua intanto il morale, sì, come si può vedere, ci sono i Babbi Natale. Uno assomiglia anche a quell'altro. E l'altro a Ghilavoghi. No, la Smith è una squadra che è partita col freno a mano tirato, ma per la giovane età, perché come hai detto tu, hanno un'età media di 19 anni, hanno una filosofia che è quella di mettere in campo i loro giovani per farli provare l'area, diciamo, del campo della C-Gold, e comunque è un livello medio che li può far crescere. È una scelta che io rispetto, che ammiro anche, però obiettivamente e andranno in campo nonostante hanno solo 2 punti in classifica con la voglia di lottare, di correre, di metterci in difficoltà, probabilmente faranno delle difese lunghe anche a tutto campo, energiche, quindi dovremmo essere pronti oltre che a livello mentale perché ci è mancato un po' di lucidità nelle partite che abbiamo perso, anche a livello soprattutto fisico, atletico, per mantenere il campo 40 minuti con intensità, non perdendo però l'obiettivo che è quello di portare a casa la vittoria facendo letture ragionate in campo e non andando a fare troppa confusione come a volte è accaduto purtroppo nelle ultime partite. Dobbiamo ragionare, stare tranquilli e portare a casa i 2 punti.